Dario Chavron, noi siamo qui con te per parlare di un tuo CD che è uscito per le edizioni Stradivarius. Si tratta di un CD dove ci sono dei compositori contemporanei, ma ci sono anche brani tuoi. Ci spieghi un po' la nascita di questo CD? Sì, è nato, diciamo, pian piano suonando i concerti dei brani in questi ultimi anni e in realtà anche lavorando con dei compositori come per esempio il brano di Fabio Nieder. Poi ci sono i brani che ho scritto io stesso, tra i primi brani tra l'altro per Marimba che avevo scritto in occasione in effetti di qualche concerto, in effetti in quel caso negli Stati Uniti. E quindi suonando questi brani ho voluto poi creare forse un documento, un concerto in un CD. Tu sei percussionista. In questo caso lo strumento, diciamo, principale di questo CD è la marimba, che è uno dei tanti strumenti che tu suoni e che fanno parte, insomma, dell'armamentario del percussionista. Ci spieghi un po' perché proprio la marimba? Probabilmente il mio percorso, diciamo, di studi mi sono trovato pian piano a trovarmi più vicino agli strumenti a tastiera, percussioni, forse dove potevo esprimermi, trovare più me stesso, il mio mondo musicale. E poi col tempo, con le esperienze sia musicali che di studio, sicuramente, viaggiando, mi sono avvicinato ancora di più alla marimba e il suo mondo, diciamo, sonoro, il suo colore. Quindi ho voluto poi dedicarmi di più e creare anche allargare un po' il repertorio collaborando con compositori e così via. Stiamo parlando di un percussionista. Questo significa esattamente quanti strumenti si potrebbe dire che tu sei capace di suonare? Ma si suona di tutto, no? Come percussionista capita veramente di suonare tante cose curiose, tanti oggetti, oltre a quelli che noi quando studiamo riteniamo i principali, che non sono poi tanti, come all'origine quando si studia, diciamo, in conservatorio o a scuola, ma poi ci si allarga e si spazia veramente in tante direzioni, diciamo così, e poi si va a finire ad avere a casa un'infinità di strumenti e avere bisogno di tanto spazio. Ecco, questo significa che un percussionista ha una casa grande. Ma grandissima, oppure una casa piccola dove non si cammina. Sì. Allora, tu sei uno dei percussionisti che collabora con diversi gruppi importanti, gruppi italiani e stranieri. Abbiamo sentito, tu sei stato anche in America. Ci spieghi un po' la tua vita, cioè cosa succede quando ti chiamano, ti dicono vieni perché abbiamo bisogno di te, oppure sei nei gruppi dove comunque fate prove e poi se capita un concerto capita. La vita è molto interessante, variopinta, e forse questo viaggiare o spostarsi, lavorare in posti diversi, incontrare persone anche a volte occasionalmente e poi rivederle solo nell'occasione in cui si suona, dà sicuramente, forse crea una realtà parallela alla quale poi anche ci si non solo abitua, cioè diventa una necessità, una cosa molto piacevole il fatto di cambiare forse la realtà spesso, cioè spostarsi, essere qui ma poi essere anche in un altro posto, in un altro stato, e sicuramente ci si ritrova a vedere le cose diversamente, come si dice, aprire la mente o essere più aperti a realtà diverse, insomma. Ecco, tra le ultime cose che tu hai fatto è stato collaborare con un ensemble del Conservatorio di Milano. Ci spieghi cosa è successo e perché eri lì? Sì, in quell'occasione, diciamo che ho collaborato
a un progetto del conservatorio di Milano, ovvero le masterclass di composizione. E in quell'occasione il conservatorio ha invitato me e anche l'ensemble con cui collaboro spesso, il Syntax Ensemble di Milano, e abbiamo collaborato con alcuni studenti anche del conservatorio e abbiamo realizzato un concerto in questa situazione. In particolare il compositore ospite, docente, era Marco Stroppa. E in quell'occasione abbiamo suonato appunto dei brani anche di alcuni partecipanti del corso e poi tanti altri brani invece con anche elettronica del compositore ospite. Ecco, questo significa, diciamo, un giro di orizzonte di notevole apertura, anche perché sappiamo che Marco Stroppa non è in Italia, ma sta all'estero, insegna all'estero. Tu, oltre ad essere percussionista, sei anche compositore, hai concluso, finito il corso di composizione e scrivi musica. Che tipo di musica, come definiresti le tue composizioni, il tuo linguaggio musicale? Come lo definirei? Sempre una domanda difficile, a cui c'è bisogno di una risposta. Quindi... a volte forse denso, analitico, cioè molto pieno di piccoli dettagli, e a volte invece molto più libero, legato un po' all'istinto e forse all'esperienza musicale, sì. Un mondo, diciamo, di colori e di piccoli dettagli che si mescolano, piccoli dettagli di vari, insomma, vari elementi che si mescolano con molta attenzione, creando poi un mosaico, diciamo, di suono. Oltre a ciò, tu sei anche docente, e più esattamente docente di percussioni al Conservatorio di Trieste. E questa tua esperienza è un'esperienza che ti piace, un'esperienza in cui ti ritrovi bene? Sì, la mia esperienza, diciamo, di insegnamento è, devo dire che è già abbastanza lunga, relativamente lunga ovviamente. E sicuramente insegnare nel conservatorio dove si è anche studiato fa sempre piacere ed è sempre, ha qualcosa di particolare in sé, e sicuramente mi trovo molto bene a lavorare qui a Trieste, sicuramente.